Una nuova area che migliora la qualità della vita della città con 332 stalli per le auto, a cui si aggiungono 45 posti per cicli e motocicli e 14 stalli per i più fragili ubicati in concomitanza delle attività commerciali e all'ingresso principale. A Fano è stato inaugurato il parcheggio del Foro Boario, dal grande valore strategico, che prima versava in condizioni di degrado e che ora, grazie ai lavori effettuati, tra cui anche il potenziamento del sistema di illuminazione con 35 punti luce, ma anche una circolazione che all'interno sarà fluida e ordinata e sicura anche per pedoni e ciclisti, tornerà a rappresentare una risposta ai tanti cittadini che, lasciando lì il proprio mezzo, raggiungeranno facilmente e con comodità sia il centro storico che le zone limitrofe. Oggi è una bella giornata per la città di Fano. Restituiamo un parcheggio molto importante, che è il parcheggio del Foro Boario, un parcheggio che versava in condizioni di degrado e poca sicurezza, oggi riqualificato al meglio per i 322 stalli ordinati, come vedete alle mie spalle, oltre i 12 stalli per disabili che sono collocati sia qua nella parte di ingresso, che è stata migliorata in tutta la sua pedonalizzazione, ma pavimentazione e sicurezza anche, sia per quanto riguarda i 35 punti luce che appunto illumineranno la notte questo parcheggio e quindi escluderanno tutti quei problemi di sicurezza che versavano prima, oltre che una nuova pavimentazione naturalmente che dà ordine, oltre che una nuova viabilità, oltre che dei cordoli che oggi metteranno in sicurezza anche tutto quello che è l'apparato del verde. Per cui è un investimento importante, perché parliamo di 800.000 euro, di cui 250 li abbiamo ottenuti tramite un finanziamento regionale, ed è chiaro che oggi per noi è una grande giornata che vogliamo festeggiare anche grazie all'importante supporto che ci ha dato una ditta seria che ci ha lavorato e che, come vedete, spesso noi amministratori diamo delle date, e quando le diamo è perché c'è un ordine di lavori adempiente. Dopodiché, quando le ditte sono serie, gli impegni si riescono a rispettare, e così è successo.